Un esperto in time management, che sono quelli managers che si occupano della ottimizzazione dei tempi nelle organizzazioni, siano esse di impresa o di altro tipo, tenendo un seminario ad un gruppo di studenti per colpire nel segno il suo auditorio di menti eccellenti, propose il seguente quiz. Pose sulla cattedra di fronte a sé un barattolo di vetro e tirò fuori da sotto la cattedra una decina di pietre di forma irregolare, grandi circa un pugno, e con attenzione una alla volta le infilò nel barattolo. Quando il barattolo fu riempito completamente, nessun'altra pietra poteva essere aggiunta, chiese alla classe: «Il barattolo è pieno?» Tutti risposero: «Sì». Si chinò di nuovo sotto il tavolo e tirò fuori un secchiello di ghiaia. Versò la ghiaia agitando leggermente il barattolo, di modo che i sassolini scivolassero negli spazi tra le pietre, e poi chiese di nuovo: «Adesso il barattolo è pieno?» A questo punto gli allievi avevano capito. «Probabilmente no», rispose uno. «Bene», replicò l'insegnante. Si chinò sotto il tavolo e prese un secchiello di sabbia e la versò nel barattolo, riempendo tutto lo spazio rimasto libero. Chiese di nuovo: «Il barattolo è pieno?» «No», rispose in coro la classe. «Bene», rispose l'insegnante. E tirata fuori una brocca d'acqua, la versò nel barattolo riempendolo fino all'orlo. «Qual è la morale della storia?» chiese a questo punto l'insegnante. Una mano si levò all'istante e disse: «La morale è, non importa quanto fitta di impegni sia la tua agenda, se lavori sodo ci sarà sempre un buco per aggiungervi qualcos'altro». «No, il punto non è questo», replicò l'insegnante. «La verità è un'altra. Se non metti dentro prima le pietre, non ce le metterai mai. Quali sono le pietre della tua vita? I tuoi figli, i tuoi cari, il tuo grado di istruzione, i tuoi sogni, una giusta causa, la tua salute, la persona della tua vita, eccetera. Ricorda di mettere queste pietre prima, altrimenti non entreranno mai. Se ti esaurisci per le piccole cose, la ghiaia, la sabbia, eccetera, allora riempirai la tua vita con cose minori di cui ti preoccuperai, non dando mai veramente quality time alle cose grandi e importanti». Ecco, è una storiella, però ecco la prima risposta. Perché studiare a Sofia? Perché a Sofia si impara a mettere prima le pietre e poi la sabbia. E capite il senso della metafora, eccetera. E nelle altre università, dove pure ho insegnato, essendo ormai molto avanti negli anni, ne ho girate tante, devo dire che troppo spesso nei programmi di insegnamento, nel modo di insegnare, si tende a dare la prevalenza alla ghiaia, alla sabbia, all'acqua, e quindi dopo non c'è più il modo o il tempo di occuparsi delle pietre, e non c'è bisogno che chiarisca ulteriormente il senso della metafora. Ecco allora la prima ragione. A Sofia si impara a mettere prima le cose grandi della vita, che non vuol dire rinnegare le altre, che sia ben chiaro. Assolutamente, sarebbe riduzionismo, ma vuol dire stabilire qual è l'ordine, no, naturale secondo un criterio di verità.